Da Roma a Rimini in tandem, in gruppo, tanti quanti servono a compiere l'impresa. Siamo di nuovo in viaggio. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa, quando vi avevamo raccontato le prime due giornate. Due ruote per quattro polmoni e quattro gambe all'unisono per terre di mezzo, su ripidi pendii e in fondo a ripide discese. Fu così che mi ritrovai in una grotta oscura che la retta via era smarrita. Ci troviamo tra Spoleto e Noccia, in un posto davvero speciale. E oggi ci divertiamo perché andiamo dentro le gallerie dove una volta passava un trenino e quindi abbiamo portato il QI per, e la luce frontale come i veri speleologi delle grotte. Se no dopo non vediamo come le mosche, non vediamo niente. Questo è un posto particolare, forse fra i meno conosciuti. Siamo fra le gallerie Grotti 1 e Grotti 2. Due gallerie che fanno un arco di 360 gradi all'interno della montagna e qui siamo sul predellino della fermata di Grotti, un paesino che sta a qualche chilometro da qui e i cui abitanti seguivano questo sentiero che è alle mie spalle per venire a prendere il treno. Un'esperienza unica sulla vecchia ferrovia, non ve la potete far mancare. Gli ultimi due giorni sono stati a Gubbio, dove ci hanno ospitato, sono stati gentilissimi, ci hanno addirittura fatto fare il bagno nella loro piscina interna, in questo hotel Relais, e abbiamo dormito nel loro uliveto, tra ulivi secolari e querce. È stato anche lì sotto un cielo stellato e sotto la magia di una notte dove abbiamo vinto la coppa. Notti magiche come quelle degli azzurri campioni d'Europa, con il naso all'insù, cercando le stelle, toccando il cielo con un dito in una selva di emozioni che poco hanno a che fare con la ragione. C'è l'orgoglio di una nazione, di una nazionale, di un'Italia che vince per la gioia di tutti. Lei è Italia, Italia è... sarà un cane d'assistenza e abbiamo deciso di provare ad addestrare Italia per avvertire le crisi epilettiche. E l'associazione è il mio Labrador, che è un'associazione di Macerata che addestra proprio cane per ragazzi con disabilità, visto che mio figlio soffre di una forma di epilessia farmacoresistente. Perciò è un progetto in cui crediamo da tanti anni e speriamo che si concluda, un progetto che durerà circa 2 anni. Il viaggio è la gioia di non avere più nulla da perdere, ma tutto da scoprire. Se stessi, il territorio o cosa si nasconde dietro l'ultima curva. L'ultimo giorno è iniziato da Gubbio. Siccome abbiamo fatto tardi per festeggiare l'Italia campione d'Europa, siamo partiti un po' più tardi e praticamente abbiamo deciso di saltare il primo pezzo che era una salita impossibile, il passo della Contessa. Sai, dopo una notte così lunga e difficoltosa è stato meglio evitarlo. Abbiamo portato i ragazzi di là dalla Passo della Contessa, li abbiamo fatti fare un bagno nelle pozze del fiume a Cagli. Si sono divertiti da matti. E poi da lì abbiamo ripreso e in bicicletta siamo venuti verso la riviera fino ad arrivare all'autodromo di Misano. All'autodromo di Misano ci aspettavano per farci fare un giro di pista e abbiamo portato i ragazzi in pista in questo, diciamo, in questa sfida virtuale tra bici, biciclette, tandem. È stata una cosa bellissima questo giro di pista ed emozionantissimo poter pedalare dove di solito rombano i motori. Cuore, testa e gambe in un circuito dove per una volta le emozioni girano più veloci delle ruote. Dopo 4 giorni di viaggio, 350 km in tandem, attraverso gimcane di piadine e scorpacciate di colline, siamo in vista del traguardo. Siamo partiti da Misano insieme ad altri ragazzi che ci hanno accompagnato. Eravamo 15-20 tandem di supporto ai nostri, ma all'arrivo di Piazzale Kennedy, appena abbiamo girato il muro, una festa così, io sinceramente la speravo ma non me l'aspettavo. È stata una cosa bellissima. Mi porterò sempre il sorriso dei ragazzi che ogni giorno ti ripagano
ti ripagano delle fatiche di questi 10 mesi in cui io e Matteo e i ragazzi di Esplora ci siamo dati da fare per mettere in piedi questo progetto. Un ultra bike, un triatleta è un'idea pazzesca. Da Roma alla Romagna sino a Rimini, attraverso ben 4 regioni. Rigorosamente in 2 per dividere la fatica e condividere la gioia di questo grande successo d'amore per lo sport, per la vita.